Allora, la commissione elettorale ci ha portato adesso i risultati della votazione. Allora, i partecipanti sono 50, i nostri del Consiglio Generale presenti sono 50. Hanno votato 49 per Cristiano Montagnini e una scheda bianca. Quindi, sentite, io tenterò di non fare come pronti via, come si usa dire, un ragionamento, un discorso lungo e complessivo. Parto dai ringraziamenti, cercando di farli in maniera semplice, perché i ringraziamenti, almeno per quanto mi riguarda, ma per quanto ci riguarda, così ho notato anche prima, i ringraziamenti chilometrici rischiano di non essere credibili, quindi non stanno nei miei pensieri. Allora parto da questo ringraziamento qui, perché le emozioni sono diverse, quindi capisco l'emozione effettivamente di Irmo, e quindi concedetemi anche un po', come un po' il bambino che va a scuola il primo giorno, quindi un po' di emozione ce l'ha anche sottoscritto. Intanto ringrazio voi, perché effettivamente un consenso di questo genere non me la sarei mai, mai, mai aspettato. Quindi un ringraziamento. Un ringraziamento a Irmo, che lo conosco almeno dal 2005 in maniera un po' più corposa e energica. Queste sono le parole che uso sempre io quando ci vediamo e facciamo ragionamenti insieme tutto il gruppo dirigente rispetto ai percorsi che abbiamo vissuto insieme. Lo ringrazio e lo rassereno subito, ma rassereno anche tutti voi rispetto agli interventi che comunque ho sentito questa mattina. Irmo è vero, è stato e vorrei e intenderei che lo fosse ancora per almeno un po' di tempo un valore aggiunto per la federazione pisasca e piemontese, e non solo, quando anche era, voglio dire, sul suo territorio di provenienza. È un valore aggiunto perché è riuscito a mettere in piedi, organizzare, non solo sulle parti contrattuali, sulla proceduralità, ma comunque un palinsesto, io lo chiamo così, un palinsesto piemontese che comunque ha sempre retto all'interno dell'organizzazione e l'ha fatta anche crescere con i numeri che ci siamo detti. E qui mi fermo, perché dicevo, le cose esagerate rischiano di non essere credibili, quindi faccio un ringraziamento a Irmo e ti dico, perché non ti nascondo che te l'ho già anche comunque chiesto, non solo per i dovuti passaggi di consegne, ma finché non raggiunge proprio il giorno e magari anche non solo il giorno per la pensione, gli chiederò sicuramente un aiuto di accompagno, perché credo che chi inizia non debba iniziare con presunzione, ma debba iniziare come avete chiesto tutti voi con molta umiltà. Il secondo ringraziamento lo faccio al segretario generale nostro nazionale Pirangeli, insieme a tutta la sua segreteria, perché ha sempre creduto nel Piemonte, sempre creduto nella federazione. Quando dico Piemonte voglio dire tutti i territori, perché ai territori non ha mai fatto mancare, insieme alla sua segreteria, poi lui non ha ovviamente il dono dell'ubiquità, quindi non può essere in ogni dove, quindi attraverso la sua segreteria ci ha sempre supportati sull'attività e non. E un ringraziamento all'USR, guidata oggi ovviamente, sapete, da Ferrari Salessio, che mi emoziona un tantino in più, perché effettivamente dal 1980 forse anche siamo lì negli anni. Oggi guida l'USR, siamo effettivamente una federazione, la nostra, con caratteristiche forti e confederali, e questa confederalità non verrà mai a mancare nei confronti dell'USR, ma ringrazio l'USR oggi nella persona di Alessio, che in cambio, la dico così in maniera un po' alla paesana, non ha mai fatto mancare questo suo supporto regionale alla federazione di categoria, ma ovviamente è già stato detto prima e come dicevo, partendo non mi volevo anche dilungare troppo. Quindi grazie veramente ancora a tutti voi. Io credo che
con il consenso, a maggior ragione, con il consenso che mi avete appena affidato e con le cose, così le dico, con le cose che ho sentito dire prima, io credo che da domani mattina, così sarà per quanto riguarda il sottoscritto, ci si rimboccherà ulteriormente le maniche, perché molte cose sicuramente insieme dovremmo continuare a fare. Cosa? Io la riassumo con una frase. E attenti, sto cercando anche nell'emozione di soppesare all'inizio anche un po' le parole, perché continuare non è una parola che dico a caso. Io dico continuare a traguardare le tutele attraverso una democrazia praticabile. Non è una medicina, non è una magia, è semplicemente una parola che può raggruppare tutto l'insieme di ciò che è stato detto prima e tutto l'insieme di ciò che questa federazione di categoria deve fare per il futuro, continuando con quel palinsesto, con quell'organizzazione che ci si è dati prima e che si vuole continuare anche dopo. Partendo, e qui arrivo anche ad altrettante cose importanti, partendo, per non parlare del sesso degli angeli, perché la parola continuare a tutelare o cercare di garantire le tutele attraverso una democrazia praticabile vuol dire alcune cose, ne dico due, magari non credo proprio banali, ma a titoli. Noi abbiamo due impegni immediatamente successivi, a partire da domani insieme, come dicevo prima, nella maniera in cui dicevo prima. Abbiamo insieme l'appuntamento del 1° maggio, che non è una cosa di poco conto, soprattutto in questi momenti, come venivano citati prima anche dagli interventi. E abbiamo l'appuntamento del 6 maggio, il nostro sciopero intersettoriale rispetto alle questioni che sapete, ma che poi riprenderemo. E in seconda battuta, insieme a tutti voi, continuare a progettare le cose da fare a livello di FISASCA. E io credo che me lo concediate di fermarmi qua, oggi, con queste prime, non indicazioni, con queste prime parole appena avvenuta l'elezione, perché per fare e continuare si deve fare e continuare attraverso una squadra. Un segretario generale, se non ha una squadra, qualcuno lo diceva prima, non va da nessuna parte. E io credo che la squadra a livello piemontese debba, per le ragioni che sono venute sempre fuori a livello di alcuni ragionamenti fatti alcuni di voi, debba coinvolgere tutto il Piemonte e tutta la FISASCA piemontese. Quindi tre territori, Torino, Cuneo e il Piemonte orientale. Per le cose che dicevamo prima, e ve le cito con nome e cognome, ve le cito in ordine alfabetico, perché in FISASCA abbiamo anche la buona abitudine di dire e poi anche di procedere che non esiste uno più bravo o più furbo dell'altro. Siamo tutti uguali perché abbiamo voglia di lavorare, abbiamo voglia di fare cose e abbiamo voglia di fare progettualità. De Stefani Scarla, attuale segretario di Torino, area metropolitana. Solavagione Enrico, attuale segretario generale di Cuneo. E Trinchitella Luca, attuale segretario del Piemonte Orientale. Questa credo che sia la squadra importante che possa incominciare a lavorare insieme, nei prossimi giorni sedersi attorno a un tavolo, incominciare sia sull'operatività e poi incominciare a ragionare sulla progettualità. Sicuramente la FISASCA una cosa in testa ce l'hanno tutti i segretari territoriali, ce l'ha tutto il gruppo dirigente, ce l'avete tutti voi. La FISASCA è una categoria talmente frammentata che si muove sul territorio, e se non c'è il territorio e se le politiche non le buttiamo all'interno del territorio, la FISASCA piemontese ovviamente rischia di non andare da nessuna parte. Quindi questo è uno degli elementi importanti su cui noi proveremo insieme a lavorare, ma per rispetto
delle persone che ho appena citato, che vi chiedo di votare come componenti di segreteria, Carla, Enrico, Luca, quindi ripeto, alla noiosità, perché poi mi conoscete, sono anche un tipo abbastanza noioso, questo mi dovete un po' accettare così, De Stefanis Carla, Sola Vagione Enrico e Trinchitella Luca, come componenti della segreteria della Fisasca Piemontese, proprio per iniziare bene con il piede giusto. E vi chiedo di dare a loro lo stesso consenso che avete affidato il sottoscritto poc'anzi. Grazie veramente. Scusate, ma stavo andando.